Buongiorno e benvenuti, benvenuti alla quarta Maker Faire, la European Maker Faire di Roma. Ciao. Massimo Banzi, ovviamente, per lui un applauso in più. Ovviamente. Ciao a tutti. Quarta edizione, avete visto, questa era la terza, ci sembrava già di aver toccato il cielo come un dito, cioè ci sembrava che più di così non si potesse fare. Quest'anno, l'avete visto, qui fuori sta succedendo una cosa mai vista, ci sono 25.000 studenti, ho provato a fare un conto su quanti sono 25.000. Erano tutti sul treno dove ho coperto il mio provvedimento. Sono circa 1.000 classi di ragazzi con i loro insegnanti che vedono che forse il futuro può essere migliore di quello che gli avevamo raccontato, di quello che gli diciamo tutti i giorni. Speriamo. Questo è un po' lo spirito della Maker Faire. Oggi opening conference, apriamo al pubblico il pomeriggio. Siamo venuti in una location nuova. All'inizio ci spaventava un po' venire alla Fiera di Roma. E proprio le prime edizioni le abbiamo volute tanto fare nel cuore della città. Perché erano gli anni in cui, quando diciamo la parola maker, che ci dicevano? Che è sto e quindi farla fuori ci sembrava un po' rischioso. Dopo l'ultima edizione clamorosa abbiamo detto andiamo in uno spazio davvero grande dove davvero possiamo goderci le innovazioni, le invenzioni, toccarle, provarle, e ci sono 100.000 metri quadri di installazione, progetti incredibili. Che cosa è successo al movimento dei maker in questi anni, Massimo? Ma chiaramente quando abbiamo fatto la prima Maker Faire era interessante perché ci aspettavamo forse 10.000 persone. C'era Massimiliano Colella che era preoccupato di dover emigrare in Sud America se tutto andava male, invece è andato super bene. Ogni anno abbiamo, e sicuramente abbiamo creato questa idea che da maker che impara un po' così in maniera approssimativa, un po' così usando internet, aiutandosi l'un l'altro, si può in realtà diventare anche delle piccole aziende, delle realtà economiche, creare lavoro. Senti, ti chiedo una cosa, questa è la quarta edizione, potremmo dire con un'espressione che adesso è di moda che è la Maker Faire 4.0, che rapporto c'è fra la Maker Faire 4.0 e il progetto che ha presentato il governo e che, di cui si parla, Industria 4.0? Ah, sicuramente il progetto del governo, che è molto importante perché è importante che l'Italia abbia un progetto sull'Industria 4.0, è chiaramente fatto in un modo, diciamo, che è più interessato alle grandi industrie, questo alle grandi università. Invece questo è un movimento dal basso, che l'industria 4.0 la fa anche senza sapere che è industria 4.0, che se la inventa da solo, perché le risorse... L'avevate già fatta in pratica, per fortuna. C'era qualcuno per fortuna che erano già partiti perché si aspettavano, no? Però qui, diciamo, mentre nelle cabine di regia si penseranno ai grandi sistemi, dal basso... I maker, le piccole aziende d'Italia la fanno. C'è un paese che è pronto. Senti, un'altra delle cose con cui siamo partiti all'inizio e di cui ne siamo molto orgogliosi, quando gli americani abbiamo chiesto la licenza per fare la Maker Faire in Italia, abbiamo detto vorremmo fare una Maker Faire europea a Roma, cioè portando a Roma i migliori maker di tutta Europa. Allora, quest'anno abbiamo 500 espositori circa, sono arrivati 2.000 progetti, ci sono 31 paesi, vorrei dire senza scatenare un incidente diplomatico, 31 paesi e mezzo. Perché gli espositori, certo, della Catalogna ci hanno chiesto il permesso di sfilare con la bandiera della Catalogna, e non credo che si offenderà nessuno, spero di no. Certo. Ovviamente siamo tutti spagnoli e abbiamo deciso, come nelle Olimpiadi, di chiamare sul palco le bandiere di tutti i paesi partecipanti alla quarta Maker Faire di Roma. Okay. Prego, sul palco, Austria, Belgio, Catalogna, Cina, Colombia, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Francia, come Germania, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera e Ungheria. Catalogna! Benvenuti ragazzi, grazie. Prego, tutti voi sul palco. Mamma mia, quanti siete. Prego. Chi manca è rimasto indietro l'Italia, no? Prego. Where are you from? Russia. Russia, welcome here. Beh, ragazzi, troverete quindi in questa Maker Faire progetti non solo da tutta Europa, ma avete visto veramente da tutto il mondo. Questa è la quarta Maker Faire di Roma e vorremmo cominciare con un omaggio. Ieri c'è stata la scomparsa di Dario Fo, che era nel cuore di molti di noi, di quasi tutti noi, possiamo dire, un grandissimo italiano, e ha assegnato il Nobel per la letteratura a Bob Dylan, che nel 64 ha scritto una canzone che sembra proprio scritta per questi giorni.